Benvenuti sul mio canale, sono Anna. Nel video di oggi, ragazzi, come avrete letto dal titolo, ho deciso di realizzare un video haul per mostrarvi gli acquisti che ho fatto durante il periodo invernale e durante il periodo dei saldi. Spero che questo video possa darvi magari qualche spunto o semplicemente vi possa intrattenere. Io personalmente adoro i video haul, prendo un sacco di ispirazione e quindi spero appunto di darvi una mano anche a voi. Sappiate che il mio stile è molto molto basico, molto essenziale, quindi non ci saranno cose troppo particolari, troppo sfarzose, proprio perché il mio stile è molto molto basico. Prima di iniziare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram. Ora direi che possiamo iniziare ufficialmente con il video haul. Partiamo con le maglie. Allora, io devo dire che sono abbastanza fissata con la qualità dei materiali in generale quando faccio shopping, anche se appunto per i maglioni sono particolarmente fissata, perché maglioni fatti in poliestere piuttosto che in acrilico, nylon, dopo 2-3 lavaggi si buttano, perché o si riempiono di pallini o semplicemente perdono la loro forma originale e per di più non tengono caldo. Quindi diciamo che io preferisco spendere quei soldini in più per i maglioni, ma sono sicura che la qualità è buona. Durante il periodo dei saldi ho comprato due maglioni dalla Benetton che sono uguali, semplicemente di due colori diversi. Uno è questo qui nero con il collo alto e appunto abbastanza oversize come modello, e l'ho preso anche in grigio. Molto molto carini, sono entrambi in lana, quindi tengono caldo e sono di ottima qualità. Li ho pagati 29 euro ed erano scontati appunto con i saldi. Il prezzo iniziale era di 59,95 euro, li ho pagati invece 29 euro l'uno. Sono sempre quei maglioni semplici che ognuno di noi cerca ma che magari non riesce mai a trovare, quindi date un'occhiata da Benetton che ce ne sono parecchi di diversi colori anche. Ho comprato poi sempre da Benetton un dolce vita semplicissimo, anche questo in pura lana, è un classico dolce vita, non super stretto, non super elasticizzato, però appunto un dolce vita in lana comodissimo da avere. Secondo me un dolce vita è proprio un capo che bisogna avere nell'armadio, perché non solo tiene tanto tanto caldo ma è anche appunto molto semplice da abbinare. Quindi questi sono stati i miei acquisti da Benetton, che devo dire quest'anno ho tirato fuori dei maglioni molto molto carini, perché negli ultimi anni devo dire che le cose erano abbastanza ripetitive o troppo particolari per i miei gusti, invece sono riuscita a trovare dei maglioni semplici e che mi piacciono. Ho comprato poi altri due maglioni durante questo periodo invernale che in realtà mi avete già visto in diversi video, però appunto volevo mostrarveli qua in questo video per racchiudere tutti i miei acquisti invernali, per magari darvi qualche spunto per i saldi. Allora, il primo è questo qui di H&M, bellissimo, è della collezione Premium Quality, quindi la collezione che si concentra su offrire capi d'abbigliamento di alta qualità. Infatti questo maglione è in lana e devo dire che l'ho già lavato diverse volte ed è ancora perfetto. È questo maglione molto molto grosso in lana con il collo alto, oversize, con queste maniche a campana con i bottoncini sulla fine della manica. Molto caldo, molto bello, l'ho pagato sui 60 euro. Spero che adesso sia scontato, io l'avevo comprato ancora prima dei saldi e mi ci trovo benissimo. La linea Premium Quality di H&M a me piace tantissimo e ogni anno ci sono sempre dei capi che sono stupendi, quindi vi consiglio di dare un'occhiata perché la qualità è davvero davvero buona. Passando poi al maglione di Uniqlo che vi avevo mostrato nel vlog di Copenaghen, eccolo qui, è praticamente questo dolce vita però abbastanza morbido, non è attillato per niente, è fatto anche questo in lana ed ha una trama molto particolare, nel senso che il maglione ha questo color grigio tortora come colore generale, però poi ha questi filamenti sui toni del verde e del viola che rendono il colore del maglione molto molto particolare, molto diverso insomma dal solito. E anche questo è di ottima qualità, tiene caldo ed è molto confortevole. Quindi questa è stata la sezione riguardante i maglioni. Come avete visto non ne ho presi tantissimi perché ho tanti tanti capi d'abbigliamento che devo anche vendere e eliminare. Infatti se volete andatemi a seguire anche su Depop, perché sto per vendere diversi maglioni, diversi capi d'abbigliamento che
non utilizzo più. Come avete visto, non ho comprato tantissimi maglioni, proprio perché preferisco spendere dei soldini in più per un singolo maglione che so che mi dura nel tempo, piuttosto che riempirmi di 3000 maglioni, magari pagati l'uno 5 euro, che però so che tra un anno non utilizzerò più e butterò via. Passando invece ai pantaloni, come pantaloni ne ho presi 3. Pantaloni molto basici da tutti i giorni, che però secondo me sono l'acquisto migliore. Ho preso questi da Uniqlo, che vi avevo già mostrato appunto nel video di Copenaghen. Sono dei pantaloni a vita alta, molto molto ampi, che hanno questa piccola cucitura centrale sulla gamba che percorre tutta la lunghezza. Sono pantaloni molto comodi, molto versatili, e io personalmente adoro pantaloni a vita alta e ampi, e quindi con questi mi ci trovo benissimo perché riesco veramente ad abbinarli a qualsiasi cosa. Come pantaloni neri poi ho comprato da Zara invece questi pantaloni un po' più stretti, diciamo, non direi a sigaretta, però comunque sono abbastanza strettini, molto semplici. Anche questi li ho comprati da utilizzare tutti i giorni, e siccome io mi vesto quasi sempre di nero, comunque mi piace avere pantaloni neri, erano esattamente quello che stavo cercando e li ho trovati davvero davvero belli. Ultimo pantalone, anche questo di Zara, è un pantalone fatto così, con l'elastico in vita, abbastanza morbido sulla gamba, un po' strettino verso la fine, però anche questo, come l'altro paio di pantaloni, non è strettissimo. È fatto in un misto di poliestere e viscosa, però al tatto è molto caldo come pantalone. Ne avevo già preso uno di questa linea l'anno scorso, e appunto sono dei pantaloni molto molto caldi. Non sono come dei pantaloni di lana, però comunque tengono caldo. Ha questa trama a quadrettini sui toni del tortora, ed è anche questa molto facile da abbinare con maglioni neri, maglioni grigi, dolce vita. È un pantalone davvero versatile. Come accessorio ho poi comprato questa borsa qui di Zara. Mi ricorda molto le borse di Franz Lauer. È ovviamente in finta pelle, ha questa trama che richiama la pelle di coccodrillo. Mi piace tanto perché intanto è molto versatile da utilizzare tutti i giorni, secondo me va benissimo, e allo stesso tempo, anche se l'ho pagata solo 30 euro, devo dire che l'effetto è molto bello, non ha quell'effetto quasi plasticoso che ogni tanto hanno alcune borse con questa trama. Questa devo dire è fatta bene ed è piuttosto morbida, anche qua dentro vedete che si piega senza problemi, e questa qui si può portare sia a mano che a tracolla, e questa proprio mi piace tantissimo, è stato un acquisto di cui sono molto molto contenta. Siamo arrivati alla fine ormai di questo video, però volevo mostrarvi i prodottini che ho comprato da Glossier, perché diversi di voi me l'avevano chiesto, mi avevano risposto alle storie quando vi avevo mostrato che ero nel negozio di Glossier, mi avevate chiesto cosa avessi comprato. Ho comprato il lip gloss, questo qui di Glossier, super conosciuto, e mi piace tantissimo. È un gloss non appiccicoso, che dà questo effetto specchiato molto molto bello, e lo bramavo da un sacco di tempo, quindi appena l'ho visto ho detto no, ok, questa volta lo compro. Poi ho comprato, come avete visto nel video della skincare, il Future Dew di Glossier, che è praticamente questo olio che va messo dopo la crema, prima di truccarsi, per dare un effetto super glowy. È davvero bellissimo, vediamo se riesco a farvi vedere in camera com'è. Questa è la consistenza, e una volta che lo stendete vedete l'effetto quant'è luminoso. È bellissimo davvero, ed è super leggero. Super leggero e si assorbe anche subito. Poi, ultima cosa che ho comprato è stato il Boy Brow. L'ho ricomprato, l'avevo già acquistato precedentemente, e ho preso appunto il Boy Brow nella colorazione marrone. È un prodotto davvero valido e con il quale mi ero trovata benissimo, quindi ho deciso di riacquistarlo, anche se non ho ancora terminato quello che già avevo, ma comunque appunto ne ho approfittato per fare la scorta. Eccoci qua ragazzi, quindi siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero un sacco che questi capi vi siano piaciuti. Come vi avevo già detto prima, sono molto molto basica, non c'è stato nulla di particolare, però secondo me sono quei capi che tutti noi cerchiamo sempre ma non riusciamo mai a trovare, quelle cose basiche, semplici, essenziali, che troviamo sempre con difficoltà. Spero di avervi dato quindi una mano, uno spunto anche per questi saldi. Lasciatemi un commentino qua sotto, mi raccomando ragazzi, facendomi sapere cosa avete comprato voi con i saldi, e se magari potete consigliarmi qualche sito o qualche negozio in cui avete trovato delle occasioni buone. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Instagram, di mettere un mi piace al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì, come sempre, qua alle 2:30. Ciao ragazzi!